Allora, facciamo salire sul palco, mettete a questa benedetta musica, non lo ascoltate, il presidente, amministratore unico, l'ingegnere Floriano Noto. Ah, mi sembrava di averlo visto però da qualche parte. Vieni ingegnere, sali. Io faccio l'accoglienza, scusa. Buonasera! Io faccio l'accoglienza, tu li devi presentare. Ci siamo messi d'accordo così. Floriano, guarda, questa serata veramente, ti dovrò ringraziare tutta la vita per avermi messo accanto a questa griglia. Va bene. Il direttore sportivo, ma datemi la musica, ragazzi, perché veramente il direttore sportivo, il dottor Pietro Doronzo. Bene. Vieni, direttore. Sono belli atletici e ginnici, vedi? Io faccio l'accoglienza e li saluto. E ora? Vedi, sono già pronto, vai con l'altro. Si ricordi l'allenatore, Alessandro Erra! Mettiti qua. E il mister, eccolo qua, ciao mister, ben arrivato. Ho la vaga sensazione. Voi! Ma che spettacolo! Ma come fai a non emozionarti? Guarda lui! Meravigliosi, bravissimi! L'allenatore in seconda, siete pronti? Giuseppe! Ciao Giuseppe, ben arrivato. Ho avuto la strana percezione epidermica che lo conoscessero, ma così, vagamente. Vagamente. Sempre avanti, ma non sai leggere. Non so leggere. Potevi ingrandirtelo. No, va bene. Io faccio l'accoglienza. Allenatore portieri, Pasquale Pastore. Eccolo qua. Ciao Pasquale, ben arrivato. Primo preparatore atletico, Antonio Raione. Fate la ola per ognuno di loro e cerchiamo di scendere un po'. Simo, stringiti un po' per piacere, se no non c'è spazio. Stringiti. Lo so che è difficile, però provaci. Allora, io sono pronto. Secondo preparatore atletico, Giuseppe Tarotta. Giuseppe, come stai? Bene. Team manager Michele Serraino. Michele Serraino, ciao Michele, come stai? Tutto bene. Direttori responsabili dello staff sanitario, medici sportivi, la dottoressa Monica Celi, coordinatore area sanitaria, e Pino Gualtieri. Ma buonasera, benvenuti. Non c'è, Gualtieri. Va bene. Ci raggiunge la ragazza microfono, perché io vorrei fare una domanda al mister. Abbiamo un microfono, ragazza microfono? La ragazza c'è, però la il microfono... La ragazza microfono se fa, ce l'abbiamo. Mister, vogliono sentire la sua voce. Quest'anno la vediamo. Buonasera, vediamo. A tutti. Venga. Oh. Buonasera. Vieni qua, mister, guarda, al centro, qua. Così ti vedono quest'anno tutti. La vediamo più rilassata. Scusate che... È un'impressione? Esatto, assolutamente sì. Non è che c'è polvere, è che la tocchiamo giusto per... Poi vi passo la mano. È una sua impressione. Non è più rilassato quest'anno, è sempre rilassato. Forse maschera... No, c'è la tensione giusta, quindi assolutamente. Ehi! Aspetta, io stavo vivendo questo momento meraviglioso, no? Ok, non trova la domanda. No, allora, la trovo, è qua. Ci dica la verità. Senta, mi viene spontanea. Senta, ma ci dica la verità. Come scrivono bene questi qua. Da buon campano, c'è qualche rito scaramantico che mette in pratica prima di curare con la maestria che la contraddistingue le partite che la riguardano? Solo prima, anche durante. Sì. Però spesso, no, che cosa fa? Che spesso con le mani in tasca, no? In che senso? Aspetta, cerchiamo di capire. Cioè, abbi pazienza.
una praticissima ravanata all'attrezzatura, voglio dire, cioè, tu dici che possa servire? No, ogni tanto ci vuole anche quello. Ma noi campani, io non lo so, ma noi campani siamo così. Allora, ci attacchiamo a tutto. Prego. Ci attacchiamo a tutto. No, c'è qualche amuleto, quindi ah, tasca, amuleto, quindi, questo è importante. Dottoressa, come sta andando questa esperienza che è appena l'inizio? Per il momento bene, molto bene. Ringrazio infatti il Presidente per la fiducia che mi ha dato, dandomi questo ruolo da donna. No, dobbiamo dire che è l'unica donna medico sociale di tutta la Lega Pro, quindi un applauso. Beh. Nonché tifosa, vero? Tifosa, vero? La tifosa delle Aquile. E il suo, dico il suo, no? Né? Il suo, esclusivamente un impegno professionale o c'è naturalmente la sportiva che è in lei, che emerge in tutta la sua grandezza e esclusiva femminilità? È ovvio, in panchina. In panchina? Dire. Ah, lei non gioca? No, ho iniziato da poco gli allenamenti, quindi sto in panchina. Però va benissimo, cioè, è asciutta, atletica e ginnica, come un po' tutti. E non faccio nomi, babbo, come un po'. Oh, guarda chi c'è! Abbiamo anche Togo, capilupi, che poi. Allora, come la mettiamo? Hai visto il presidente che figo? Mi hanno messo sotto. Ah, ok. Ti ha messo sotto. Allora, ci dobbiamo contare, mi raccomando. Allora. Siamo pronti per presentare la squadra, però tu prima devi fare. Allora, prego. Sistematevi qui. Prendete posto dove potete, il microfono intanto, Maria. Salutiamo anche Don Lino Tiriolo, che è il parroco dei ragazzi che ha certo. Quindi. Visto che non ci facciamo mancare nulla, prima parlavamo naturalmente con il mio grande amico Enzo Colaccino di questa grande storia del Catanzaro, lui grande tifoso e molte volte nei suoi pezzi ha sempre raccontato la storia di questa squadra in tutti questi anni. E allora lo vorrei che ci raggiungesse sul palco perché il suo contributo mi può diventare davvero utile e interessante. Essenziale. Enzo Colaccino con il piccolo Fulvio Aloisio. Questo è Fulvio. È Fulvio? E cos'è una mascotte? È Fulvio. Ci può stare. Accendetemi Enzo per piacere, Allora, sei molto acceso. Allora. Voi fatevi sentire la vostra voce adesso che arriva la squadra, Bene. Enzo, cominciamo. Qua. La musica ce l'abbiamo, Fulvio, ragazzi, abbiamo il sottofondo della Simona, nostra. Simona, pregherei di farti piccolina, va bene. È impossibile, una cosa complicata, Così diamo tutto questo spazio del palco, Allora io mi metto qua e comincio perché sennò, ragazzi, veramente, chiamiamoli, basta. Bene, siete pronti? Inizio io. Quanto pronti? Vabbè, ma così so urlare anch'io, Allora, ragazzi, per lui c'è poco da dire, contano i fatti. È stato il primo dei nuovi ad arrivare in giallo-rosso. La società non ha avuto dubbi perché pochi difendono i pali come lui. Lo cercavano in tanti in Serie B, ma lui ha scelto noi, ha scelto Catanzaro con il numero 1. Emanuele Nardi, il nostro capitano! Applauso! Ciao Emanuele! Prego! Creiamo un momento vicino a me. Alla bandiera giallorossa. Cerchiamo di creare una doppia fila, per come possiamo. Allora, lo chiamano Marca. E fanno naturalmente bene, uomo di cultura, portiere di prospettiva, all'esordio in Lega Pro, perché è da qui che bisogna partire per diventare dei grandi. Il nostro Benji, Gianluca, Marco Antognini. una cosa. Buonasera, lei non mi previa 5 minuti. Mi lascio tutti i nomi più difficili. È l'orgoglio dei dirigenti del settore giovanile perché ha dimostrato impegno e doti tali da convincere tutti sull'opportunità di aggregarlo alla prima squadra. Giovanissimo, classe 1999, è pronto a dare il suo contributo alla causa giallorossa.
con il numero 22, Matteo Pellegrino. Come parla bene Matteo! Vieni, Pellegrino, allora facciamo così, per la stampa, io ti do la mano, venite, tutti quanti faranno così, vieni qua, ecco, guarda quanta gente ti vuole fotografare e poi ti sposti. Eccolo. No, notavo l'abbigliamento, sono venuti tutti eleganti questa sì, sera, sì. E quindi è da apprezzare, voglio dire. Allora, lo scorso anno... Vabbè, voi state al lato, io sto al centro. Guarda che tu non sei un calciatore, non è che devi miseria, essere un vieni qua, vieni qua. Vai! Enzo, ci vuole pazienza con questa, O la batti o la sopporti. Ci si lasciava la Mezza. Lo lasciamo alla Mezza, ma intanto si è infilata in macchina. Vai, allora. Lo scorso anno è stato in prestito a Pagani. Quest'anno invece è pronto a dare il suo contributo sulla corsia di destra. Bravi, siete preparati. A voi, Leonardo Longo! Vai, faccio. Leonardo! Vieni al centro. Eccolo qua. Le foto. Foto. Eccolo qua. Bravo, grazie Enzo, gentilissimo. Complimenti. Bravo, bravo. Adesso per presentare il prossimo, la prima parola la dice Enzo Colacino. Sì. In che senso? Pigliamo lo zaino. Esatto. Pigliamo lo zaino. Ah, ok, va bene. Lo dice spesso al padre. Esatto. Che obbedisce perché è troppo tifoso. La sua fascia, il binario di un pendolino, scuro come il suo idolo, Evra, fate largo, arriva il numero 24, Mario Imperiale! Mario Imperiale! Marco! Ciao Marco Imperiale! Vieni al abbiamo centro! Abbiamo scritto Mario, scusa! Marco, Marco! È Marco, lui è Marco! Ma secondo te c'ha la faccia da Mario? No, no, Marco, è evidente Marco. Che è un'espressione facciale da Marco, vero Marco? Bravo. Ma scusa, Marco, cosa c'è scritto? Sì, vabbè, ma per piacere, ma torna a casa, dai che hai lasciato i letti da fare, dai, per piacere, dai, per piacere. Allora, va bene, grazie! Grazie. Andiamo invece a salutare un altro grande componente di questa compagine giallorossa, come dicono quelli ben informati, o che trattano solamente di calcio e di sport. Arrivato per ultimo, se corre arriva primo, ragazzo misurato con gusti agli opposti, infatti ama Maldini e Zanetti. Sentirete parlare di lui, sì. È venuto a Catanzaro per spiccare il volo insieme alle Aquile. Sinistra, corsia preferenziale per Manuel Micoletti! Ciao Manuel! Vai al centro per i fotografi, lì dove c'è Ma perché devi stare sempre? Vai, vai, vai lì, lì. Dove vedi la X è una X strana, però è lì. Foto? È già finito l'applauso? Come va? Un po' moscente. Ma come? Ma ti pare che domani possiamo fare un'altra serata? Buonasera. Grazie. Okay. Ah, sei venuta di qua, ti mancavo. Assolutamente no. È arrivato. Beh, la stellassa, vieni qua, stellassa. È arrivato carico per cominciare questa nuova avventura, ma un infortunio l'ha stoppato. Questa è una cosa seria. Ma lo rimettiamo a posto. Ma non è nelle sue corde arrendersi, non vede l'ora di ritornare in campo per spadroneggiare al centro della difesa giallorossa. Ma memoria, siete come due maledetti. Con il numero 17, Francesco Di Nunzio. Ciao Francesco. Ciao, metti di mezzo. Bravo. Metti di mezzo, è facile. Va bene. E andiamo avanti, simpatica, collega, simpatica, forse qualcosa. Carita, sono anche ragazzi, è vero che sono dei bellissimi ragazzi. E lei è di Leo? Cioè, sono belli e bravi. Allora, vorremmo sentire vagamente l'urlo delle ragazze che sono questa sera con noi. Sono bellini, vi piacciono? È un po' scherzetto però, Vi piacciono? Sono poche ragazze. È la solita questione. Le ragazze devono andare di più allo stadio, anche le ragazze, da quest'anno. Allora, faccia pulita, cuore da guerriero. Ecco perché ama il film Il Gladiatore. Ora non si scherza. Il suo idolo è Maldini. Maldini piace a molti, piace veramente a tanti. Si emoziona con il Re Leone. È un tenero, un romantico. Con il Re Leone. Ma ringhia come il suo pastore tedesco. Benvenuto al sud con numero 13,
Jack Cammaretti! Ciao Jack, come stai? Prego, il centro per te. Lì, vai, mettiti lì. Ti vogliono dire, provatemi. Non lo voglio, ma cosa volete? Mi disturbate mentre lavoro. Grazie. È capace di giocare anche con dolori lancinanti, perché è un guerriero a cui piace volare sulle ali della libertà. Che belle parole. In campo e nel cuore porta i suoi tifosi speciali, i figli Marta e Francesco. Con loro guarda Sting, con il Catanzaro vuole il riscatto, con il numero 3 Roberto Sabato. Eccomi qua, sentivate la mancanza, Cip e Chop. Assolutamente no, ci stavamo organizzando per andare avanti senza di te. Vabbè, perché dai. aiuta un piccolo anziano presentatore televisivo. Lo guardi e ti fa paura, in campo non fa sconti per nessuno, guarda quasi amici, ma forse per lui gli avversari sono quasi nemici. Capelli lunghi, gioco maschio e bava alla bocca, mastini ne abbiamo, col numero 16, Domenico Marchetti! Bravissimo, complimenti. Dai, hai sentito? Lì. Le ragazze si sono ringalluzzite, com'è? Ragazze? Sì, però domani lo portiamo dall'ottico, che è successo? Le X. Esatto, ragazzi, mi ero un attimo preoccupato. Vabbè, questo lo leggi tu. Allora. Siamo ai cartoni. Beh, io vado pazzo per i bar. Allora, silenzio. Che cosa ci dovete aspettare? Perché qua c'è. Allora, ma non è la X. No, lo so, no. È una formula di X. È un rattoppo quello. Allora, ma perché? Ma scusa, ma non ti puoi fare i cavoli a casa tua? Scusa, abbi pazienza, guarda, mi fanno già arrabbiare. Non devi vedere come la vedi, quella è una X futurista. Sentite, simpatici. Allora, dai, vabbè, ciao, venite qua. Allora. Questo lo leggi tu perché c'è un personaggio che ti somiglia. No, mi somiglia non solo, ma mi piace da 26 anni. Lo chiamano Bart Simpson, per una serie di motivi, ma a differenza sua riesce a non far danni, per fortuna, da nessuna parte. Anzi, è forte in mezzo ed è forte sulla fascia. È forte in mezzo ed è forte sulla fascia. Ma porca di una miseria, questo qui bisogna parlarci. Non è come te, diciamo. Tu fatti gli affari tuoi, che stasera prima di tornare a casa ti devo raccontare due o tre cosine. Oggi vuole diventare come Nesta. Noi gli auguriamo naturalmente di riprendere il titolo del suo film preferito, Io sono leggenda. Provaci, amico, siamo con te, con il numero 14, Christian Riggio. Ciao Cristian, ben andato. Ciao. Lì in quel rattoppo, che se no lui si incacca. Lì nel rattoppo. Vieni avanti nel rattoppo. Avanti, l'avete trovato? L'avete ripreso? Bene, le ragazze di nuovo si sono lì. Per i numeri di telefono di ognuno rivolgetevi a me, che non vi preoccupate, che poi me li faccio. Amade Rossi! Presidente, aspetta. Doronzo si preoccupava, siccome è un rutoppo, giustamente come dice Marchetti, e la tavola l'abbiamo vista traballante, e non cadono sotto. Facciamo una cosa, mettiamo Simona sopra. Aspetta, Simona, prova tu, fai qualche movimento. Va bene. No, niente, Presidente, resiste, non, purtroppo. Non siamo riusciti. Non succede niente. Vabbè, fa niente, cioè, la dobbiamo tenere fino alla fine della sera. Amade Rossi! Mangia la carbonara, buona carbonara, guarda Peter Pan e legge The Key. Lo vuole in mezza serie B, ma da Catanzaro guarderà le stelle e la sua amata NBA. La sapevo. Signore e signori, col numero 4, Simone Icardi. Ciao Simone, bentrovato. Io non posso andare, ma non sei occupato. L'avrete riconosciuto, Simone? Foto e riprese per tutti, ma che momento! Ma com'è che le ragazze adesso gridano? Chi è che gridava? Ma io vi ho sentito, è arrivato ai campi. Ma scusa, collega, però... ho presunta tale. Esatto. Ma era un urlo di dolore? Di gioia, di giubilo. Fate un urlo per Simona.
voi avete un problema serio, fatevelo dire, io lo dico per voi, mica per me, ma lo dico per voi, tesoro? Chi dice? Andiamo avanti, dai! Allora, lo definiscono il terrone adottato e passa le giornate a ricordare al mondo che tu voghe in espole fase tu voghe i figli fa. Grazie agli autori, grazie, vi ringraziamo tanto. Tu voghe, scusa, Partenopeo, non è che mi puoi dare una mano, tu voghe in espole fase i figli. No, noi vogliamo che Sirri faccia Sirri per comandare la difesa prima di abbracciare il suo miglior amico, il divano. Secondo me sa cosa la stessa Battezzaghi. No, secondo me è Davide Lamanna, che è uno che non ha nulla da fare, però insomma ci prova. Con il numero 23, Alex Sirri! E non ha niente che vedere con mio amico Sirri, è vero? Alex, come va? Ciao! Ma Sirri saluta tutti tu, io. È un po' più in là, un po' più in giù, è un po' più in giù, voleva andare nel Sir della Roma. Bravissimo, allora! Non vorrei dirtelo, ma se hai fatto la doccia... Ah, no, sono tatuaggi, scusami. No, carte parate. Sì, infatti. Dal peso di 5 libra, l'amante degli spaghetti al pomodoro, classe, talento e genio, racchiuso nei suoi idoli del calcio e nel suo fisico da formare per il bene e il futuro dei giallorossi. Come riesce a caricarmi lei, io ti giuro. Quando è libero dalla play... Quando è libero dalla PlayStation si dedica al Catanzaro con la promessa di farlo grande. Largo ai giovani arriva col numero 11 Marius Marin. Applausi. Vai. Sei arrivato. Io sono qua. Ma dai, ma lì tesoro, guarda, qui qualche dove po'... c'è la X visibile, qua, ecco dove c'è la topo X, chiamalo come vuoi. Bene, tutto per voi. Ma posso farle una domanda io? Sì, ma puoi anche presentare quello che viene dopo. Presidente, chiedo scusa, ma sono venuti con l'autobus? Sì. Perché arrivano con una Iana, pare che si sta. Pensava che mi è venuto a pepe, no? Enzo! Oh, guarda! Quale? È questo! No, ma respi! No, prima di raccontare la storia. Voi devi presentare. Conosce quattro lingue. Cosa? Non ho capito. Scusa, non è che... non parla quattro lingue. Parla quattro lingue. Dici, conosce quattro lingue. Non conosce quattro lingue. Non ho capito. Conosco il linguaggio dei segni, lo conosco anch'io. Ama cucinare e mangiare le cozze con le patate fritte. Guardate che non posso guardare. Ma ormai da calabrese acquisito non disdegna l'anduia. Anduia. Tra qualche mese sarà papà e pronto a cominciare una nuova avventura in giallo rosso. Bravo. Col numero 8, Kenneth Van Rijsbeek. Bravo. Aspetta, che adesso te la faccio ripetere. Ma cosa dici? Non è così, vieni qua. Ragazzi, sì, era facile da leggere. Enzo, fatto più là. Come pronunciamo bene il tuo nome? Allora, per l'ultima volta, Van Rijsbeek. È quello che volevo dire però io. Lo dice per l'ultima volta, te. Però Kenneth volessi giù. Bravo. Aspetta, che devi fare la foto da solo. Enzo, scusa, abbi pazienza. Io lo chiamerei Van. Van. Come quelli della Mercedes. Van. Va bene. Fatto? Bene. Ma non è finita, perché Simona adesso ci presenterà l'altro... Guarda che ti accoltello, prima che finisca la serata. Allora, prendete un direttore d'orchestra e chiedetegli di girare la bacchetta sua maestà. Guarda Dragon Ball! Ammira Ronaldo, gioca per il papà. Soprattutto gioca... per far giocare la squadra, centrocampo, chiavi in mano per il numero 5, Mattia Maestro! Mattia! Hai capelli anche come Dragon Ball! È vero, ciao Mattia! Vai, fatti vedere! C'è il capello alla Dragon Ball, è vero! Sono la X! Mattia, fila! L'avrete riconosciuto, lui esce dai cartoni animati ed entra in campo, è lui. Oh, con la stessa potenza però di allora, senti, mettiti un po' più in là, perché sennò qui non c'entriamo più. Vediamo di scalare. Presidente, scusa, abbi pazienza. Cioè,
ma trova un posto, no, capito, ma mica giù, trova un posto, non lo so. Ma viene qui vicino a noi, se ma tanto tu sei alto, ti si vede sempre. Devi leggere il prossimo. Chi è? Ah, io? Insisti? Va bene, allora, chi è il prossimo? Ok, Amabaggio, fate qualcosa, aiutate il piccolo presentatore. Amabaggio, nel senso che... Amabaggio nel senso che lo ama così, platonicamente. Calcisticamente. Questo già ti fa capire tutto. Apprezza le cose buone, naturalmente. Infatti, mangia mozzarella di bufala quando sarà buona e poi ci ride sopra. Ma a me non è mai successo, anzi, poi mi è venuta Amapazzo. Lo conosco, questo lo conosco. Dai, simpatico e di nuovo scattante, è tornato il vero Kun, con il numero 10, Evangelista Kunzi! Ah, che bello, ragazzi, guardate che meraviglia! Contatto di famiglia! Vai, vai, state lì. I bambini al centro anche. È venuto. Lo facciamo dire i nomi dei figli. Evan e Ludovica. E Ludovica. Un applauso anche per loro, certo. Che in pratica lui non ve lo vuole dire, ma sono le riserve sue. Se dovesse naturalmente avere, credo, un mal di testa un giorno, manda i figli all'attacco. Adesso dobbiamo lasciare un palco, tu dovresti uscire dal palco e... No, scusa, allora... Guarda che chi occupa più spazio tra noi sei tu. Vabbè. Non so se hai notato. Lo chiamano... Chi? Hitch. Come poteva dirlo secondo come voi? Come lo chiamano secondo voi? Lo sapete voi? Hick, Hitch, non si sa, vabbè. Davide! Poi ti ringraziamo tanto per questi appunti. Corre come una freccia ed è nato per combattere, come il suo film preferito. Che? Su quella fascia dategli palla e poi ci pensa lui ad ispirarsi a Neymar, dal Marocco! Con il couscous è una classe infinita, il numero 21 che adesso vi dirà Enzo Colacino. Allora Enzo, non mi far fare brutte figure, perché noi siamo un paese ospitante, siamo un paese che conosce l'accoglienza, siamo un paese che con le lingue... Vabbè, allora... Come voi non le ho bene qui. No, no, va bene, ma scusa, no, l'ha detto lei. No, continua. Vabbè, no, parla tu. Dai, fai la serie professionista, dai. Akan Kalis! Ok, sì. Ora arriva. Senti, allora, guarda, tu, no? Ti autorizzo a menarla quando vuoi. Dai, belli in mezzo, belli in centro. Hisham! Senti, dillo tu, abbi la cortesia. Hai sentito? Hisham. Facciamo una applauso a Hisham Kalis! Non sapete niente di siete proprio impreparati, andiamo avanti. E io che potevo stare sul divano a casa guardando il con quel boe. Allora cari amici, Nicolò e Giulia di 5 e 2 anni sono i suoi figli e anche naturalmente i suoi tifosi più accaniti. Quando non gioca ama piscare o guardare le serie in TV. Vabbè, è un tipo tranquillo, silente sicuramente. In campo però è una vera zecca per gli avversari, li segue ovunque, non ne lascia uno. Il suo idolo è Clarence Seaford. Volevo vedere se eravate a te. Ero io. Ma l'ho fatto apposta, ragazzi, con il numero 20, Mirko Fighi! Buonasera, complimenti anche a sé. Non mi passi davanti, ti posso salutare anch'io. Non hai le mani lì. Adesso il prossimo lo legge Enzo Colacino. E chi se l'è mai dimenticato questo? Al centrocampo del Tavalegge e dopo qualche anno... di cui ha fatto le fortune di altre squadre, oggi ritorna a vestire la nostra maglia con tanta esperienza. Allegro, allegro. Mamma mia! Allegro, allegro. Come hanno letto fino a mo' la squadra, sembrava un funerale, dai! Oggi ritorna a vestire la nostra maglia con tanta esperienza in più, ma anche con tanta voglia di fare bene, con il numero 6, Alessio Benedetti! Bravissimo. Ciao caro, benvenuto! Ciao Ale! Vai Ale, stai lì!
Potete scendere un po', ragazzi? Lo so che stare troppo vicino alle ragazze vi dà noia, ma insomma, abbiate compassione, fate un po' come riuscite, eh? E la sorpresa di questa serata, anche per gli stessi compagni di squadra, arriva dalla vicina Puglia, dove ha giocato 2 anni. È nato, lo dice Enzo Colacina, è nato ad Atec, in Ungheria, ma da anni vive in Italia, avendo indossato tra l'altro la maglia di Rimini e di Grosseto. A voi, Daniel Onescu! La sorpresa di questa serata, ce l'ho solo io! Ciao fratello! Buonasera, ben arrivato! Ma sempre davanti, che accoglienza, ragazzi, non ve l'aspettavate questa, eh? Allora trova un angolino se vuoi, vicino a me, vieni, ecco appunto, vicino a mamma Simona, vieni. Questo lo leggi tu? Io no, si è offerto volontario Enzo per leggerlo. Gli piace Simona, no, gli piace Ibra. Lo chiamano Lux, nel suo dialetto ci ha Volim grad così te c'è, e chissà cosa ha voluto dirci, ma state certo che lui sa cosa vuole mostrarci in campo, con la speranza che scrive il nuovo diario di un genio. In area di rigore col numero 25, Antonio Lukanovic! Antonio! Ciao Antonio! A me! È la campionata radio, quello più bravo! Un po' più avanti, bravo, ecco, vinci la massa. Avete fatto foto? Aspetta un attimo, che c'è la nostra fotografa ufficiale che sta facendo qua. Bene, grazie, sì. Perfetto. Allora, adesso tu, io, sì. Lo so, tocca a me. È nato a Lodi e vive a Milano. E vive qua. E lui di Lodi ne prende spesso, perché pur essendo etichettato nei siti specializzati come difensore, riesce spesso a trovare la porta e non quella di casa, quella la trova pure, però insomma è la porta. Lo scorso anno tra Akragas, va bene, è dove ha cominciato, e Catanzaro, dove ha finito, ha realizzato addirittura 9 goals, ah, e mica si scherza, con il numero 7, Matteo Zanini! Matteo! Calabrese Doc, da un paio di anni ha fatto bene nella lontana Liguria. Non mi guardare, se no ti distrai. Ma non ha perso il suo amore per la Calabria ed è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Lo hanno voluto fortemente tutti, società e mister, perché ha tante qualità. Anche a me, quando mi ha chiamato Floriano, gli ho detto sì, assolutamente. Con il numero 26, Francesco, o meglio Ciccio Puntoriere! Ciao Ciccio! Io e te, mentre andiamo da sta cosa, vedete? Rientrato anche lui da Pagani, è qui con noi, cari amici, Simone Caruso! Ciao! Per le foto, vieni al centro per la foto. Tu c'è che ricordi, come te lo vedi? Sì. E per ora l'ultimo arrivato in casa a Catanzaro, si è aggregato al gruppo da qualche giorno. Pugliese ha sono dei vostri fratelli. Ma che c'è? Pugliese della città di Pugliese, della città di La città di ha un'ic-
incredibile voglia di scendere in campo e di Brindisi. Non sa leggere, è una cosa veramente impressionante. E di vincere con le Aquile, signori, a voi Luigi Falcone! Leggi anche quello che ci fa fare. Bene, 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 come va? Tutto bene, bene, tutti lo cercavano. Ma dico, sono tanti, cioè, ragazzi, 10 gol a testa. Non è la squadretta dell'oratorio, com'è? Non è la squadra dell'oratorio. No, ma davvero, cioè, fa impressione, ragazzi. Guarda quanta bella gioventù, guarda quanti. E chiamiamolo l'ultimo, tutti lo cercavano. Sì, questo voglio sentirvi tutti, tutti qua, lo volevano. Vogliamo sentirvi. È il nostro pezzo importante. Le qualità sono indiscusse. Alla fine ha scelto e meglio non poteva fare. Avrà l'onere di bucare i portieri avversari come ha sempre fatto e l'onore di vestire una maglia che vuole tornare ad essere protagonista. Siete pronti? Con il numero 18, Saveriano Infantino! Bella! Ben entrato! Prego! Che carino! E adesso l'applauso generale per tutti quanti loro, veramente! Ragazzi, mi raccomando, contiamo su di voi! Numero 9!